Buongiorno di nuovo a tutti, sono Federica e vi accompagnerò durante questo webinar. Oggi siamo all'ultima puntata di questo anno scolastico, al nostro quarto workshop dall'inizio dell'anno, da gennaio 2021, e siamo molto molto contenti di potervi ospitare. E di sapere che nonostante la distanza ci siano tantissime classi collegate oggi un po' da tutta Italia, da regioni diverse, quindi di nuovo benvenuti. Non voglio rubare altro tempo all'argomento per cui siamo qui, che ci sentiamo dopo, la prevenzione dell'udito, l'ascolto responsabile. E quindi, prima di tutto, prima ancora di cominciare, lasciare la parola a Luca Marini, che vi racconterà qualcosa in più di Ci sentiamo dopo, vorrei lanciare un breve sondaggio. È un sondaggio molto semplice, quindi non vi preoccupate. E eccolo qui, adesso lo dovreste vedere. E vogliamo chiedervi quanti sono, secondo voi, i giovani nel mondo il cui udito è a rischio, soprattutto a causa dell'esposizione a fonti di rumore incontrollato. Sappiamo che molti di voi sono in presenza, quindi potete selezionare dei portavoce per la vostra classe che possano rispondere al sondaggio per tutti voi e magari votare per alzata di mano quella che secondo voi è la risposta più corretta. E vi lasciamo qualche secondo ancora per rispondere. Vedete, le risposte sono abbastanza diverse fra loro, quindi possono essere meno di 200 milioni di giovani, quasi 500 milioni, oltre 800 milioni e più di 1 miliardo. Fra poco vedremo le vostre risposte e le commenteremo direttamente insieme a Luca. Vedo che state ancora rispondendo, quindi vi lasciamo qualche altro secondo. Ecco, vi mostro i risultati. Luca, lascio la parola a te. Vuoi commentare tu questa risposta e raccontare ai ragazzi se hanno risposto correttamente o meno? Sì, grazie Federica, grazie a tutti voi. Innanzitutto grazie per aver partecipato a questo piccolo quiz perché ci permette di entrare subito nel vivo dell'obiettivo di oggi, cioè di raccontarvi un tema poco conosciuto. E in effetti le vostre risposte a questa domanda dimostrano che il motivo per cui siamo qua è un motivo valido, perché in effetti la risposta giusta è più di 1 miliardo. Oggi questo è il numero di persone che rischiano di avere un calo dell'udito come dire, evitabile a causa dell'esposizione a fonti di rumore incontrollato a livello globale, a livello mondiale. Ed è un dato che non ci deve allarmare, non vogliamo, come dire, fare del terrorismo psicologico, ma vogliamo al contrario fare della educazione all'ascolto responsabile, che vuol dire anche essere coscienti di quanto impatta in termini numerici sulle nostre vite questo tema. Come dicevo prima, ci tengo a ringraziare tutti voi per aver risposto al quiz, ma in generale per aver aderito all'ultima tappa del nostro workshop di quest'anno, e soprattutto ci tengo anche a ringraziare molto i vostri docenti, perché insomma, senza di loro non sarebbe stato possibile fare in modo di portare questo messaggio, questo contenuto all'interno delle vostre classi virtuali e reali, fortunatamente. Di nuovo per molti di voi e speriamo presto per tutti voi. Grazie ai docenti, perché questo è un tema che spesso è difficile da affrontare trovando, come dire, il modo giusto per farlo. Mentre io vi parlo, vedete scorrere le immagini di un sito che abbiamo creato per supportarvi in questo viaggio all'interno dell'ascolto, della scoperta, dell'ascolto responsabile del benessere uditivo, che si chiama Ci sentiamo dopo. E ve lo mostro perché, secondo me, dimostra bene come si può parlare di udito in maniera multidisciplinare, raccontando esperienze di vita quotidiane, raccontando i suoni del passato che magari ci siamo dimenticati o tendiamo a dimenticare.
efficace perché utilizziamo sempre meno alcuni oggetti che fanno parte della colonna sonora del nostro passato, del passato delle nostre famiglie, ma ci sono anche i suoni del futuro che possiamo immaginare, che possiamo provare anche a deliberare, a costruire nelle nostre menti, ma anche con gli strumenti musicali o con altri strumenti che sono a nostra disposizione. E quindi, insomma, dalla letteratura alla fisica, il suono, quindi l'udito, sono nelle nostre vite anche quando meno ce l'aspettiamo. Non so quanti di voi sanno che, ad esempio, l'equilibrio è una capacità, è una specificità che noi abbiamo grazie proprio al nostro senso dell'udito. E quindi quando andiamo su uno skateboard, in realtà stiamo mettendo a frutto la nostra capacità di avere un senso che ci equilibra con delle specifiche che io non vi starò a spiegare perché non le so spiegare, ma sicuramente i nostri esperti, a cui non voglio rubare altro tempo, vi racconteranno bene come potranno rispondere a tutte le vostre curiosità, le vostre domande più specifiche o anche più generali. Ringrazio i nostri esperti, infine, quindi, per essere qui con noi oggi, perché sono le persone più giuste per rispondere alle vostre domande, per raccontarvi la loro esperienza professionale e personale nel mondo dell'udito, ma anche perché sono persone che sanno raccontare con parole chiare, con messaggi semplici, un tema che spesso viene o non affrontato o affrontato solo con paroloni poco comprensibili o che ci lasciano un po' così, un po' confusi. Quindi vi ringrazio nuovamente per la loro disponibilità, ma soprattutto per la loro capacità di divulgare questi argomenti. E quindi lascerei di nuovo la parola a Federica per introdurli. Grazie mille Luca, che è il responsabile della comunicazione Corporate Social Responsibility di Amplifon, e grazie anche per aver introdotto gli esperti che saranno con noi oggi per parlare di ascolto consapevole e responsabile, e per farlo da diversi punti di vista e dalle loro diverse esperienze. Quindi oggi con noi ci sono Roberta Anzivino, che è un medico specialista in otorinolaringoiatria, c'è Guido Stella, è un nostro collega audioprotesista e trainer, quindi formatore degli altri nostri colleghi audioprotesisti, e Sergio Pagnacco, che invece è un nostro collega audioprotesista. Non vi voglio anticipare di più, perché adesso mano a mano li andremo a conoscere, vi racconteranno meglio loro di che cosa si occupano nello specifico, e vorrei, prima ancora di iniziare, dare la parola a Roberta con una domanda che abbiamo preparato per lei, lanciare un breve sondaggio, eccoti, ciao Roberta, lanciare un brevissimo sondaggio e ricordarvi che potete segnalarci in chat o attraverso il Q&A tutte le domande che volete porre ai nostri esperti. Quindi avremo una sessione dedicata alla fine in cui selezioneremo alcune delle domande che ci porrete e le faremo direttamente ai nostri esperti. Quindi anche se dovessero venirvi delle curiosità mentre li sentirete raccontare e parlare, non esitate a farci ulteriori domande e risponderemo al termine dei loro interventi. Allora, Roberta, prima di darti la parola e appunto poi andare alla domanda che ci eravamo dette, volevo appunto lanciare un altro sondaggio ai ragazzi, un po' per tornare sul tema principale di oggi, che è quello della protezione del nostro udito. Ecco qui, potete vedere il sondaggio. Il prossimo sondaggio che vi lanciamo è questo: perché è importante proteggere il nostro udito? Ci sono anche qui 4 risposte, quindi potete selezionare quella che vi sembra più corretta, e le possibili risposte sono: per sentire bene il professore quando fa lezione e quindi per non farci rimproverare, per evitare di farsi ripetere le parole quando siamo a cena con gli amici, per vivere appieno tutte le emozioni dei suoni che ci circondano, oppure tutte le precedenti. Lasciamo anche qui qualche secondo per rispondere e per raccogliere le risposte di tutti i vostri compagni e segnalarcele, e poi vi faremo vedere, vi mostreremo alla maggior parte di voi che cosa ci ha risposto. Ecco qui i risultati.
Allora, la maggior parte di voi ha risposto per vivere appieno le emozioni di tutti i suoni che ci circondano. In realtà potremmo dire che la risposta forse più corretta è proprio tutte le precedenti, perché sentire bene e proteggere il nostro udito significa poter sentire bene in classe, significa poter sentire bene quando siamo con gli amici, anche in luoghi più o meno rumorosi, significa essere consapevoli di tutti i suoni e rumori che ci circondano e quindi poterne vivere appieno tutte le emozioni e di conseguenza la risposta più corretta era proprio l'ultima, ma quella che avete selezionato voi, la terza, comunque non è sbagliata, quindi diciamo che possiamo farla passare per buona. E con Roberta vorrei proprio entrare nel vivo, quindi come vi dicevo, Roberta è un medico ed è specialista proprio in otorinolaringoiatria e quindi con te, Roberta, vorremmo approfondire forse l'aspetto più interessante del nostro udito, ovvero quello che forse non è un senso così isolato, non è un senso a sé stante, è un senso che abilita tutta una serie di altre nostre funzioni, azioni, percezioni. E quindi vorrei chiederti proprio qual è il legame fra l'udito e il nostro cervello, perché alcuni suoni ci fanno provare delle emozioni, magari alcuni rumori invece ce ne fanno provare delle altre. Qual è il legame fra queste due cose? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare Amplifon per questa iniziativa meravigliosa e perché mi permette di avvicinarmi a voi giovani e di condividere con voi ciò che più del mio lavoro di otorinolaringoiatra mi appassiona, ovvero il sistema uditivo e la sua complessità, che poi è anche il suo fascino. Innanzitutto partiamo da una cosa semplice, entriamo subito nel video, nel vivo. Che cos'è l'udito? L'udito è quello strumento che ci permette di percepire i suoni che ci circondano. Dei cinque sensi è sicuramente il più, diciamo, delicato, il più complesso, il più prezioso ed è per questo che va preservato. E il fatto che sia molto prezioso, ce lo indica anche la sua precocità, in quanto sappiamo che fin dalla ottava settimana della vita intrauterina cominciano già a formarsi le orecchie e sin dalla 25esima settimana, si cominciano a stabilire le prime connessioni, quindi un feto è già in grado di riconoscere la voce della mamma. Ma è importante sapere come funziona il nostro udito. Allora, sappiamo che l'ambiente circostante è pieno di suoni. I suoni altro non sono che onde meccaniche che circolano nell'aria, sono onde ovviamente invisibili che spostano l'aria e la loro ampiezza è tanto maggiore quanto maggiore è l'energia cinetica del suono che portano. Questi suoni, queste onde sonore si diffondono in tutte le direzioni e arrivano a un certo punto al nostro padiglione auricolare, che è la prima porzione dell'orecchio esterno. Queste onde sonore vengono poi convogliate attraverso il condotto uditivo esterno e arrivano alla membrana del timpano. La membrana del timpano viene posta in vibrazione da quest'onda sonora, e trasmette a sua volta, la vibrazione alla catena degli ossicini, i tre famosi ossicini dell'orecchio che caratterizzano l'orecchio medio, che sono nell'ordine il martello, l'incudine e la staffa. È un sistema molto complesso e dettagliato di leve che non hanno soltanto la semplice funzione di trasmettere, ma hanno anche la funzione di aumentare l'intensità, quindi banalmente per capire il volume, per cui il suono arriva bello forte e chiaro all'organo più nobile dell'orecchio, che è il nostro orecchio interno. Infatti, la staffa è a diretto contatto con l'orecchio interno, con quella che sicuramente avrete sentito nominare, la cosiddetta coclea, altro non è che un tunnel osseo a forma banalmente di chiocciolina con all'interno dei liquidi. Quindi questi stimoli sonori non fanno altro che viaggiare all'interno di questi liquidi, creando una vera e propria onda che va a stimolare delle cellule specializzate. Sono cellule nervose, si chiamano cellule ciliate, che stanno all'interno dell'organo dell'udito, quello più prezioso di tutti, e sono particolari perché ogni suono specifico per frequenza va a stimolare una
quota parte di queste cellule nervose che si trovano in una regione particolare della coclea, quindi per esempio alla base o al centro o all'apice della coclea. Ed è qui che avviene la magia, la trasduzione meccanoelettrica. Che cosa significa? Che nella cellula nervosa quest'onda sonora, che era uno stimolo meccanico, viene trasformato in un impulso elettrico. L'impulso elettrico da qui parte e viene condotto attraverso una lunga via nervosa che parte dalle fibre del nervo uditivo e arriva fino al centro, alla corteccia uditiva cerebrale. Ecco perché si chiama via uditiva centrale, mentre la precedente è la via uditiva periferica. Al centro avviene la decodifica e l'elaborazione del messaggio ed è un sistema intelligente perché uno stimolo sonoro che proviene da un lato viene trasportato con un percorso sia diretto che crociato, quindi arriva sia all'emisfero cerebrale corrispondente che al controlaterale. Questo per permetterci di rimanere costantemente informati sull'ambiente che ci circonda a 360 gradi. Non solo, ma attraverso questa lunga via uditiva esistono delle soste, delle tappe che questi stimoli sonori fanno trasportati dalle fibre del nervo uditivo. Vi posso dire i nomi, sono i nuclei cocleari, il complesso olivare superiore, il corpo genicolato, ma dei nomi non è che vi interessa molto, vi interessa sapere che ognuna di queste stazioni ha un ruolo ben preciso, sono messe lì apposta per delle motivazioni serie. Quindi innanzitutto, prima cosa, per garantire che le caratteristiche del messaggio sonoro rimangano immodificate dalla periferia fino al centro. Ad esempio, una regola importante che questi stimoli seguono è la tonotopicità. Che cosa significa? È una parola che sembra difficile, ma in realtà è molto semplice. Significa che ciascuna fibra del nervo uditivo è autorizzata ed è specializzata a trasportare solo e soltanto una certa frequenza del suono. Quindi, ad esempio, se noi sentiamo il trillo del campanello di casa o un neonato che piange, che sono suoni molto acuti, sarà necessario che questi vengano trasportati dalle fibre del nervo acustico sempre insieme ai suoni acuti, in una posizione specifica che non si distacca mai da quella e che quindi non si possano mescolare con i toni, per esempio, gravi, come può essere il rombo di un motore. Questo permette che queste stazioni siano dei veri e propri pit stop, cioè dei controlli di qualità affinché le caratteristiche del suono rimangano immodificate dall'orecchio al cervello, e questo avviene sia per la frequenza che per l'intensità. Un'altra cosa che queste stazioni fanno è di determinare la differenza del tempo di arrivo del suono, quindi lo sfasamento tra i due lati. Ecco perché noi riusciamo ad identificare la provenienza e la direzione del suono. E un'altra cosa molto importante è che cercano di sopprimere il più possibile il rumore che non ci serve dal segnale acustico che invece vogliamo ascoltare, mettendolo in evidenza, enfatizzandolo. Dopo tutti questi passaggi, il suono arriva al centro, alla corteccia uditiva, che si trova nel lobo temporale, banalmente, diciamo, al di dietro del padiglione auricolare. E qui avviene la decodifica ed elaborazione del messaggio. Qui il suono viene processato come se fosse in un computer, quindi avviene quella che si chiama percezione uditiva. Quindi il suono viene riconosciuto, viene discriminato se i due suoni sono uguali o diversi, viene identificato di che suono si tratta. Ma non solo, perché per alcuni suoni la decodifica è semplice, per i suoni più complessi la corteccia uditiva si lascia chiaramente aiutare, quindi esiste un pattern di attivazioni multiple di più aree corticali interconnesse a quella uditiva che ci permettono di portare avanti dei compiti più difficili. Ad esempio, la corteccia uditiva banalmente ci serve per udire, ma per comprendere un messaggio nel rumore o apprendere un'informazione, come state facendo voi adesso, è richiesta la partecipazione di interconnessioni di aree associative che collaborano con quella uditiva e che diciamo riguardano funzioni cerebrali superiori come l'attenzione e la cognizione. Ma non è finita qui, perché la via uditiva centrale ha anche il ruolo di attribuire significatività emotiva agli stimoli sonori sulla base delle esperienze della nostra vita. Ad esempio, faccio un esempio molto simile a quello dell'udito, perché l'udito rimane uno dei cinque sensi, quindi concentriamoci ad esempio su gusto e olfatto. Quando noi mangiamo il nostro cibo preferito, che cosa succede? Che si evoca una sensazione di piacevolezza. Questo perché? Non solo perché esistono dei recettori, ma
principalmente perché c'è l'attivazione di una memoria immagazzinata nel nostro cervello di quell'odore o di quel sapore. Lo stesso può avvenire per quel che riguarda l'udito, proprio perché i responsabili sono degli organelli presenti all'interno degli emisferi cerebrali, nel bel mezzo degli emisferi cerebrali, e che fanno parte del sistema limbico. Sono l'amigdala, che attribuisce significatività emotiva agli stimoli, e l'ippocampo, che attiene alla sfera dei nostri ricordi. Quindi grazie a queste strutture uno stimolo sonoro che arriva alla corteccia uditiva primaria coinvolge poi globalmente tutto il nostro cervello. Pensiamo allo stimolo sonoro per eccellenza, che è la musica, quindi non tanto lo stimolo verbale, ma la musica che evoca piacevolezza. Quindi che cosa succede? Certo, l'orecchio deve essere in grado di percepire le note musicali, distinguerle, percepire la loro frequenza, distinguere il timbro degli strumenti musicali, seguire la melodia, ma quello che contraddistingue la musica è la sua piacevolezza, perché la musica, sulla base delle leggi di consonanza, armonicità, è un amalgama perfetto di vibrazioni sonore, di cui la principale ha una frequenza fondamentale e tutte le altre sono dette armoniche perché sono suoi multipli. Quando invece ascoltiamo il rumore non è altro che vibrazioni messe a caso, senza rapporti di armonicità, con un ordine casuale, che per questo motivo non danno nessuna sensazione di piacevolezza. Ma la musica inoltre ci educa, ci forma, fa parte del nostro vissuto, delle nostre esperienze personali, e quindi è sicuramente l'esempio migliore per spiegare che la nostra corteccia uditiva non ha la semplice funzione di prendere il suono, processarlo ed elaborarlo e quindi sentirlo, ascoltarlo, ma anche di integrare funzioni percettive e cognitive che riguardano le emozioni, la memoria e tutti gli aspetti comunicativi in generale. Quindi, diciamo, a conclusione, quello che mi piace dire è che non dobbiamo solo udire, cioè udire un processo fisico, ma è importante soprattutto come ascoltiamo, quindi con ragione e coscienza, ma è come sentiamo con le emozioni e i sentimenti. Grazie. Grazie, grazie mille Roberta. Insomma, abbiamo cominciato a scoprire che forse l'udito è uno dei sensi più importanti che riesce a metterci in connessione con col mondo, con le persone che ci circondano. Quindi a maggior ragione la domanda che abbiamo fatto nel sondaggio precedente è decisamente importante, la risposta è decisamente vera. Quindi grazie mille. E prima di lasciare la parola invece al prossimo esperto che è con noi oggi, che è Sergio Pagnacco, lanciamo un altro breve sondaggio e vi chiediamo, secondo voi, che cos'è o chi è un audioprotesista? Come avete visto, la professione di Sergio, non vi abbiamo però detto che tipo di professione è, quindi le possibili opzioni che avete sono: un professionista della produzione musicale, è un tecnico del suono che lavora per i concerti, è un professionista che permette alle persone di riscoprire le emozioni dei suoni, oppure è un auricolare Bluetooth. Quindi abbiamo anche l'opzione dell'oggetto invece che della professione. Vi lasciamo anche per questa domanda qualche secondo per rispondere. Ma insomma, vedo che state già rispondendo in tanti, quindi tra poco concludiamo il sondaggio e vi mostriamo le risposte. Eccole qui. Allora, la maggior parte di voi questa volta invece ha risposto correttamente, perché l'audioprotesista è proprio un professionista che permette alle persone di riscoprire le emozioni dei suoni. Come ce lo facciamo raccontare direttamente da Sergio. Quindi Sergio, benvenuto anche a te, e ti lasciamo la parola per raccontarci qual è il tuo lavoro di tutti i giorni, di che cosa ti occupi e anche quali sono gli aspetti più belli, più stimolanti della tua professione. Ciao a tutti, mi vedete? Spero di sì. Perfettamente. Ciao a tutti. Avrei grazie. Voluto dirvi piacere di vedervi, purtroppo non riesco manco a dire piacere di sentirvi, però purtroppo il Covid esiste e quindi dobbiamo adattarci a queste nuove tecnologie in parte. Io sono un audioprotesista, faccio l'audioprotesista da tanto tempo, ho circa più di 30 anni che faccio l'audioprotesista, sono anche docente università al corso di tecniche audioprotesiche, quindi in 5 minuti cercherò comunque di
farvi capire un pochettino il mio compito e il mio lavoro in che cosa comporta. La terminologia del tecnico audioprotesista è praticamente il professionista sanitario che si occupa dell'applicazione, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dell'udito. Allora, in poche parole, chi è? È colui che, quindi un operatore sanitario, che tramite prescrizione medica valuta quindi l'indagine che ha svolto il medico otorino, comunque l'audiologo, e tramite queste cerca di applicare la protesi acustica più adatta al paziente. Quindi deve valutare effettivamente il paziente, prenderà un calco, quindi la misura tramite una pasta d'impronta del condotto uditivo, e seguirà poi la produzione degli eventuali auricolari o accoppiatori acustici customizzati o standard, e poi proseguirà con le tarature protesiche, successivamente valuterà la protesizzazione con degli esami specifici. Cioè, cosa significa? Significa che poi alla fine dovremo veramente valutare se la nostra protesizzazione effettivamente è stata efficace oppure no. Come diceva la dottoressa prima di me, effettivamente è molto complesso l'udito. Noi sentiamo dai 20 Hz ai 22.050 Hz, quindi il range di adattamento di frequenza è effettivamente molto ampio. Più andiamo avanti con l'età e meno frequenze sentiamo, quindi perdiamo delle frequenze acute. Effettivamente questo fa sì che quando poi queste frequenze acute vadano a toccare i 6.000-8.000 andiamo a perdere le frequenze dove interessano le consonanti sibilanti, quindi le prime consonanti che noi perdiamo dovrebbero essere la S, la T, la C, queste consonanti sibilanti che vanno a interferire su queste tipologie di frequenza. Praticamente io, tramite tarature molto complesse, perché noi abbiamo il nostro computer che quindi interfacciamo queste protesi acustiche tramite wireless oppure tramite cablaggio, e vediamo con questo pannello di comando e cerchiamo di interferire su quello che potrebbe essere la taratura più adatta a far sentire e a sopperire la sordità accertata al paziente, avremo un sacco di prove da effettivamente testare per poter far sì che poi alla fine il rendimento protesico sia quello più adatto al nostro cliente. Come si diventa audioprotesista? Audioprotesista è praticamente colui che decide di seguire un percorso di laurea, quindi per poter essere abilitato a svolgere la professione di audioprotesista è necessario conseguire la laurea di primo livello in tecniche audioprotesiche, che sono 3 anni, e successivamente si potrà perfezionare il proprio percorso di studio attraverso dei master oppure delle specializzazioni. Logicamente andrà fatto il test d'ingresso per poter essere iscritto e alla fine andrà fatta la tesi di laurea e la prova scritta, dove si dovrà descrivere e commentare un caso clinico, audiologico logicamente, e questo qua servirà proprio per l'abilitazione alla professione d'audioprotesista. È normale che quando effettivamente c'è un approccio con un nostro paziente potrebbe essere più o meno complesso in base alla sordità e anche all'età. Quindi significa che il paziente potrebbe essere collaborante oppure non collaborante. Se effettivamente come io ho una sorta di specializzazione e protesizzazione pediatrica, se il paziente è un neonato, comunque un bambino, effettivamente ci troviamo davanti a un paziente non collaborante, quindi i test e comunque le indagini possono essere differenti e sicuramente più delicate. Quando si protesizza un bambino, la tecnica che si usa è completamente differente dalla protesizzazione che si potrà adoperare per un adulto, perché quindi la protesizzazione pediatrica è sicuramente più delicata, più difficile, e richiede effettivamente degli studi un pochettino più approfonditi sotto certi campi. Quindi, dicendo praticamente che l'audioprotesista è colui che effettivamente dovrebbe riuscire, tramite una protesizzazione acustica adeguata, a far ascoltare il paziente ipoacusico, non è tutto sommato così semplice, per il fatto che effettivamente abbiamo dei calcoli da fare, delle indagini da seguire, e abbiamo della strumentazione più o meno complessa per capire se effettivamente la protesizzazione è andata a buon fine. E per esempio abbiamo
dell'attrezzatura elettronica tipo l'orecchio elettronico che serve anche per calcolare le risposte del condotto uditivo successivamente alla protesi acustica, perché inserendo praticamente nel condotto uditivo un auricolare su misura, le risposte del condotto effettivamente mutano e quindi questo ci serve per seguire delle correzioni. Il suono, essendo molto complesso praticamente da analizzare, tenete presente che la velocità del suono è 340 metri al secondo, quindi un secondo percorre 340 metri a 20 gradi, in situazioni ambientali comunque consone e standard. Tenete presente che quindi questo suono, queste frequenze percorrono effettivamente uno spazio molto ampio in brevissimo tempo. Cosa significa? Significa che se noi abbiamo un range di tra 20 e 22.000 Hz, abbiamo dei cicli al secondo che sono percorsi effettivamente in modalità differente. Quindi noi per sentire le frequenze gravi, quelle basse, dovremmo essere più distanti dalla fonte sonora. Tanto è vero che quando noi andiamo a seguire un concerto dal vivo, soprattutto in ambienti molto ampi, noteremo che le casse acustiche sono posizionate in più parti della location. Per far sì di riuscire ad ascoltare quindi le frequenze acute, metteranno delle casse acustiche in differenti posizioni, perché le frequenze basse le possiamo sentire a una distanza molto più elevata che le frequenze acute, proprio perché effettivamente percorre 340 metri al secondo. Quindi noi per sentire effettivamente i 340 Hz dovremmo essere distanti almeno un metro dalla cassa acustica. Questi 340 metri al secondo vanno a influire anche sia sull'eco che sul reverbero, perché l'orecchio umano, per poter distinguere due suoni differenti e contraddistinti, devono essere distanti tra loro almeno di un decimo di secondo. Quindi se il suono percorre 34 metri in un decimo di secondo, se noi mettiamo una parete a 17 metri dal nostro orecchio, il suono percorrerà 17 metri ad andare, 17 metri a tornare, quindi percorrerà 34 metri un decimo di secondo. Quindi a questo punto noi sentiremo l'eco. Cioè, quindi se la parete è più distante di 17 metri, l'orecchio umano lo distingue come eco. Se invece è più vicino di 17 metri, l'orecchio umano lo distingue come reverbero. Questa è la differenza tra reverbero e eco, che potrebbe essere interessante. Sergio, cosa ti piace di più del tuo lavoro? Qual è l'aspetto che ti piace di più? Allora, l'aspetto che mi piace di più è effettivamente la gratifica che ho effettivamente successivamente alla protesizzazione acustica, soprattutto nei bambini, questo è logico, perché con i bambini ci interfacciamo anche con la famiglia, con i genitori, con i nonni, con gli zii, con i fratellini, quindi tutti quanti si aspettano dalla figura sanitaria, come potrebbe essere quella dell'audioprotesista, di ridonare l'udito, tra virgolette, logicamente, al loro figlio. Cioè, tenete presente che comunque ci deve essere una indagine e una diagnosi precoce, perché prima sente effettivamente il bambino e meglio è. Quindi le linee guida, gli studi che si sono fatti sono sicuramente molto più avanzati che quelli di qualche anno fa, perché si è capito che se la protesizzazione è precoce, il bambino comunque, non avendo questa deprivazione uditiva, riuscirà a recuperare meglio. Quindi quando effettivamente arriverà una famiglia con un bambino che io devo protesizzare, sto parlando di bambini anche di 3 mesi, pre-impianto cocleare, perché anche se fossero candidati a un impianto cocleare, quindi una tecnica chirurgica sulla protesizzazione acustica, fa sì che comunque l'audioprotesista in precedenza possa applicare le protesi acustiche. Quindi quando arriva la famiglia con il loro bimbo e c'è l'accensione degli apparecchi acustici, quindi diciamo questo momento che può essere commovente per il fatto che comunque il bambino per la prima volta inizierà ad ascoltare qualche cosa, io spesso dico, anzi categoricamente dico alla famiglia: state tutti zitti, perché appena accendo le protesi acustiche, poi i nonni, gli zii non vedono l'ora di dirla loro, dico assolutamente la prima persona che deve parlare è la mamma, perché io voglio ed esigo che la prima cosa che il bambino debba ascoltare sia la voce di sua mamma. Grazie, bellissimo. Grazie mille per Prego. Il tuo racconto.
Quindi insomma abbiamo capito con Roberta, abbiamo cominciato a parlare di udito, della sua importanza, dell'importanza della protezione. Con te Sergio abbiamo parlato di come si può curare eventualmente un calo dell'udito, che poi è il tuo lavoro di tutti i giorni. Quindi a questo punto vorrei parlare con Guido Stella, che invece appunto, come vi raccontavo, è un nostro trainer, quindi oltre ad essere un audioprotesista nel suo lavoro di tutti i giorni, forma, anche fa formazione agli altri colleghi audioprotesisti. E Guido, a te vorrei chiedere, vorrei diciamo riallacciarmi un po' anche all'attualità per la tua domanda. Quindi durante l'anno che è appena passato, abbiamo anche avuto un paesaggio sonoro differente intorno a noi, no? Poi abbiamo sentito in un certo senso le nostre città un po' svuotarsi dal frastuono a cui siamo abituati, dall'inquinamento acustico a cui siamo abituati, e abbiamo cominciato a riapprezzare i suoni che forse ci eravamo un po' dimenticati, quindi suoni della natura, ma anche siamo riusciti forse a sentire meglio, a dare più importanza alla voce delle persone che ci stanno attorno e con cui abbiamo sicuramente vissuto molto di più insieme a stretto contatto nell'ultimo periodo. E quindi vorrei chiederti, adesso che le nostre città stanno pian piano ritornando alla normalità e così noi con le nostre vite, come possiamo far fronte ad un problema che è un problema molto diffuso e di cui si parla ancora poco, quello dell'inquinamento acustico? E vorrei chiederti se l'esposizione incontrollata a fonti di rumore eccessivo, come dicevamo prima, ha effettivamente delle ripercussioni e sulla nostra salute e anche sul nostro udito in alcuni casi. Sì, Federica, rispondo subito, direi con molto piacere. Intanto grazie a tutti per la partecipazione, per anche la disponibilità a prendere consapevolezza su questo nuovo tema un po' nascosto dell'udito. Prima di rispondere avrei il piacere di lanciare un sondaggio. E vorrei chiedere, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, quante persone secondo voi in Europa sono esposte a livelli di rumore che provocano danni alla salute? 1 su 5, 1 persona su 10, 1 persona su 15 o 1 persona su 20? Diamo il tempo di rispondere a tutti. Ok, bravissimi, bravissimi, sottolineo. C'è consapevolezza allora? La risposta esatta è la prima, quindi 1 persona su 5 è esposta a livelli di rumore sopra la soglia e che quindi possono provocare danni alla nostra salute. E questo, come anticipato da Federica, è dovuto al fatto che i nostri centri urbani, per la precisione il 42% dei centri urbani europei, è un po' fuori norma in termini di inquinamento acustico. In che senso? Nel senso che il limite dovrebbe essere, secondo l'OMS, di 55 decibel, in realtà, andando a fare delle misurazioni, le statistiche ci dicono che i livelli di rumore medi rilevati sono 71 decibel. Per fare un banale esempio, 70 decibel è il rumore medio che ha un aspirapolvere. Quindi immagino la scena in casa, no? Quando passano l'aspirapolvere, non è un rumore così così piacevole. E questo, per riallacciarmi alla domanda che se ci sono ripercussioni date dal rumore sull'udito e sulla nostra salute, la risposta è sì, certamente. Come tutti sappiamo, la conseguenza più frequente, più conosciuta, è il calo dell'udito, quindi lo sviluppo di una sordità, ma non solo, ci sono anche altre conseguenze che possiamo definire indirette, come i disturbi del sonno,
l'irrisabilità, la difficoltà alla concentrazione, problemi circolatori che si vanno a sommare ovviamente a quello anche dell'udito. Nell'ultimo, diciamo, periodo siamo stati un po' più rinchiusi causa lockdown e come sicuramente avete notato le nostre città hanno perso l'inquinamento acustico perché eravamo tutti rinchiusi in casa, il traffico nelle città era minore e quindi si è ridotto. Al contempo è aumentato però l'utilizzo di cuffie e di auricolari per smart working e anche soprattutto per il piacere della musica. E considerate che un iPhone o un iPod può arrivare a erogare fino a 120 decibel. 120 decibel è un aereo che decolla e che in audiologia possiamo associare alla soglia massima del nostro udito, diciamo così, ovvero la soglia oltre il quale iniziamo a percepire fastidio o addirittura dolore. Uno studio rispetto a quest'anno ci ha detto che mediamente ascoltiamo la musica ad un'intensità di 80 decibel. 80 decibel è, per rendere l'idea, una motosega o un tuono, quindi un'intensità che per noi, per il nostro percepito, è un'intensità che può andar bene, accettabile per quanto riguarda la musica, perché è un suono piacevole, ma quello che effettivamente arriva alle nostre orecchie è uno stimolo importante che può a lungo andare creare dei problemi. Quindi voi starete pensando, che faccio allora? Smetto di sentire la musica? Guardando il dietro di Sergio direi assolutamente no, direi che c'è una regola che ci aiuta in questo intento, che è la regola del 60-60, ovvero per ridurre al minimo i rischi e al contempo godere del piacere della musica, anche perché senza musica direi sarebbe un mondo un po' più grigio, meno pittoresco e variopinto, la regola del 60-60 ci suggerisce di ascoltare al massimo, per un massimo di 60 minuti, ad un massimo del 60% del volume del dispositivo. Questo perché? Perché ovviamente ci permette allo stesso tempo di tutelare e di ridurre al minimo i rischi per le nostre orecchie e per la nostra salute uditiva, ma al contempo di continuare a godere del piacere dell'ascolto della musica. Adesso che ci hanno riaperto, siamo un po' più liberi e quindi possiamo tornare a girare, e di conseguenza anche l'inquinamento acustico ha ripreso un po' nelle nostre città a popolarsi. Recentemente è stato fatto una valutazione su Milano e l'inquinamento medio acustico di Milano è circa 66 decibel. Quindi non un pochino più basso della media, ma sempre sopra il valore soglia. C'è un modo per avere una consapevolezza ancora più solida, che è un'app che si chiama Listen Responsibly. Quest'app, per chi la volesse scaricare da App Store o Android Store, vi permetterà appunto di... è un tracker del rumore ambientale e questo può essere un aiuto per andare appunto incontro a prendere consapevolezza massima su quelli che sono i rumori che ci circondano e al contempo avere una scala, grazie all'applicazione, su quelli che sono i nostri ambienti più silenziosi con una rumorosità media o con una rumorosità elevata. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille Guido. Sì, l'app è proprio uno strumento che insieme al sito di Ci Sentiamo Dopo è a vostra disposizione, potete richiedere un codice ai vostri docenti per scaricarla in maniera totalmente gratuita e utilizzarla anonimamente, quindi naturalmente non sappiamo poi chi fa che effettua le misurazioni e dove è tutto totalmente anonimo, quindi se vi fa piacere la potete scaricare, come diceva Guido, sia per Apple che per Android, da tutti gli store.
Vi ricordo, se appunto siete interessati ad approfondire alcune delle questioni che hanno trattato i nostri esperti, che potete porci delle altre domande in chat, e noi risponderemo volentieri sia durante l'evento che poi a valle. E nel frattempo, visto che abbiamo ancora un quarto d'ora, farei un altro giro di tavolo con i nostri esperti, quindi non perdiamo l'occasione di chiedergli di fargli qualche altra domanda. E vorrei partire proprio da Roberta. Oggi abbiamo parlato di tanti scenari, quindi abbiamo parlato dell'esposizione prolungata e continuativa al rumore, abbiamo parlato di inquinamento acustico, ma con Sergio abbiamo parlato di diciamo casi di calo uditivo nei bambini, ma anche nelle persone più anziane, e quindi vorrei chiederti, sappiamo che diciamo il calo dell'udito è un fenomeno molto diffuso soprattutto nelle persone più senior, quindi in Italia sono oltre 7 milioni di persone quelle che soffrono di un qualche livello di calo uditivo, ma questo fenomeno, questa condizione è effettivamente legata soltanto all'età? O quali sono le altre cause che possono portare a questa problematica? Sì, Federica, grazie di questa domanda. Già Sergio e Guido hanno detto tanto. Mi riallaccio alla domanda prevalentemente per dire che, sai, nell'immaginario collettivo, quando noi pensiamo a un problema uditivo, ci viene subito in mente l'immagine del nonno che durante una conversazione scambia una parola per un'altra. E ovviamente la disfunzione dell'udito, età correlata, è di riscontro frequentissimo in età avanzata, si manifesta prevalentemente come un danno bilaterale, simmetrico, che si concentra sulle frequenze dai 2000 agli 8000 Hz e quindi compromette sicuramente l'ascolto nel rumore, ma anche porta a quella frase tipica dell'età avanzata: sento ma non capisco, perché a una presbiacusia poi periferica si associa, cioè dell'orecchio in senso stretto, si associa poi a una presbiacusia centrale, quindi invecchiano anche tutte quelle interconnessioni di cui vi ho parlato prima, che ci servono proprio per decodificare il messaggio, per elaborare il messaggio. Diciamo che anche i media in questo non ci aiutano, perché anche le semplici pubblicità ci fanno pensare che il danno uditivo sia qualcosa che si sviluppa solo in età avanzata, e invece non è così. Certo, è importante che il messaggio passi, perché a tutte le età, nell'età avanzata come nell'età giovanile, è importante che passi il messaggio che qualsiasi deprivazione sensoriale poi porta a una difficoltà di comprensione, di apprendimento delle informazioni e a un grosso sforzo cognitivo per comprendere quello che ci viene detto e quello che arriva dal mondo esterno, e questo poi ha un impatto negativo anche sull'attenzione, sulla memoria, sulle funzioni esecutive in generale, può portare in alcuni casi anche all'isolamento dalla vita attiva, a una chiusura in se stessi, a problemi di tipo cognitivo, negli anziani ad esempio a una precocità di comparsa del declino cognitivo. Però non dobbiamo pensare che la perdita uditiva sia prerogativa dell'età avanzata. La stessa presbiacusia, così si chiama, è l'insieme dell'accumulo del danno progressivo in tanti anni, cioè quella che si chiama nosoacusia, cioè l'impatto sull'udito delle affezioni di altri distretti del corpo, o soprattutto della socioacusia, cioè dell'impatto negativo che hanno le nostre abitudini di vita e il nostro stile di vita sul sistema uditivo, quindi l'esercizio fisico, la dieta, il fumo, l'esposizione ai tossici, l'esposizione al rumore. Io ringrazio Guido perché già ha detto tanto sull'esposizione al rumore, ed è importante, fondamentale che vengano sensibilizzati soprattutto i più giovani sulla prevenzione del danno dell'udito, data la comune esposizione per motivi ambientali, ludici, scolastici e lavorativi al rumore, soprattutto in questo anno così particolare. Però appunto ricordiamoci che esistono anche gli eventi puramente ludici, cioè le feste, le discoteche, i concerti, non ci siamo dimenticati di questi eventi, quindi vi faccio un esempio, perché vi sarà sicuramente capitato di avvertire, dopo aver ascoltato musica ad alto volume per molto tempo, ad esempio dopo un concerto, di avvertire un fastidioso fischio nell'orecchio. Quello in termini medici si chiama acufene, ovvero la reale sensazione uditiva persistente in assenza di una vera stimolazione sonora.
sonora. Perché che cosa succede? Che quando il rumore supera il livello di quiete effettiva, vi è un innalzamento della soglia che può essere sì transitorio, ma che può portare poi anche a un danno permanente uditivo. La differenza qual è? Che nell'innalzamento di soglia transitoria abbiamo un calo uditivo, lo dice la parola stessa, di breve durata, si chiama anche fatica uditiva fisiologica, quindi recuperiamo questo danno nell'arco delle 16 ore successive alla cessazione dello stimolo, per cui che succede? Che voi andate al concerto, sentite questo fischio, poi andate a dormire e la mattina dopo non lo sentite più perché avete recuperato il danno. Ma esiste anche un innalzamento permanente della soglia uditiva, significa che entro le 16 ore questo recupero non è avvenuto e per questo il calo uditivo diventa permanente, così come diventa permanente l'acufene, perché vi è una attività elettrica smisurata dei recettori cocleari in assenza di stimolazione esterna e che non viene mascherata dall'ambiente. Questo è il più semplice esempio di ipoacusia da trauma acustico, che può avvenire, attenzione, sia per un trauma acustico acuto, quindi per l'esposizione di breve durata ed alta intensità a un rumore, come ad esempio lo scoppio di un petardo o il disturbo magari per un problema tecnico a una cassa durante un concerto, così come può avvenire per un trauma acustico cronico, cioè quello di cui ha parlato poi Guido, cioè l'esposizione prolungata e progressiva a tanti rumori ambientali anche di non eccessiva intensità, che è vero, è quello che accade in caso di inquinamento acustico, però pensate anche alle sordità professionali, quindi a tutte quelle categorie a rischio che vengono esposte per motivi lavorativi al rumore, quindi non so, fabbri, carpentieri, ma anche i vigili urbani e soprattutto gli stessi musicisti che sono sempre a contatto con il rumore. Ovviamente diciamo avviene una degenerazione irreversibile dell'organo nobile dell'udito, quello di cui vi ho parlato prima. Chi sono i principali responsabili? Lo stress ossidativo, i radicali liberi, che sono delle specie letali per le cellule uditive e che le uccidono nello stesso modo in cui poi possono intervenire dei farmaci che vengono definiti ototossici, perché anche l'ototossicità è una causa importante di danno uditivo. Attenzione però, ragazzi, perché non è una certezza, non è che ogni rumore porta inevitabilmente a un danno uditivo. C'è sempre una certa predisposizione genetica e noi abbiamo a disposizione anche un carico di sostanze antiossidanti personali, quindi attenzione anche alla dieta, attenzione anche a uno stile di vita più sano e soprattutto è importante la prevenzione con ad esempio utilizzando dei protettori acustici ed è importante per esempio per le categorie esposte che ci siano dei protocolli di sorveglianza sanitaria molto efficaci che tendano a sorvegliare il profilo dell'andamento uditivo. Quindi ovviamente Federica, sai che questo è uno spazio troppo breve per discutere di tutte le cause di danno uditivo, spero di avervi dato quelle più frequenti ma soprattutto quelle a cui possiamo stare più attenti ed è importante che passi il messaggio della prevenzione dei disturbi dell'udito, perché i disturbi dell'udito possono avvenire in ogni età, per cui ogni volta che c'è un dubbio, se c'è un abbassamento dell'udito anche da un solo lato o se sentiamo un fischio che prima non c'era e che dura più del dovuto, oppure abbiamo difficoltà a orientarci nella comprensione del rumore, è sempre consigliabile ricorrere a uno specialista come me. Grazie. Grazie, grazie mille Roberta. Sì, purtroppo il tempo a disposizione non è dalla nostra parte, lo sappiamo, però speriamo anche che questo possa essere un momento per dare anche degli input e cominciare a parlare di un argomento che è molto complesso e molto vasto con i ragazzi che sono presenti oggi. Poi per qualsiasi approfondimento, come abbiamo detto anche prima, a qualsiasi domanda che debba sorgere poi in seguito, siamo sempre a disposizione per rispondere, esatto, con Roberta e con Guido e con Sergio. E vorrei tornare un attimo a parlare con Sergio, perché in realtà, come avete potuto immaginare dal suo background, dal suo sfondo, Sergio non è soltanto un audioprotesista, ma è anche un musicista. I musicisti sono proprio una categoria particolare, come ci anticipava Roberta, nel senso che
sono effettivamente una categoria professionale che è molto frequentemente esposta a dei livelli di decibel molto elevati, sia in fase chiaramente di prova che in fase poi di concerto. Quindi Sergio, per te la domanda è proprio questa. Nella tua carriera di musicista, come hai protetto il tuo udito e come i musicisti solitamente proteggono forse il senso per loro più prezioso? Allora, sì, volevo prima interfacciarmi un attimino con quello che ha detto Roberta, il medico. Cioè, nel senso che l'orecchio umano comunque ha una predisposizione per far sì di bloccare i suoni un po' troppo forti, però logicamente è concepito per bloccare i suoni forti quelli che esistono in natura, cioè quindi il ruggito di un leone, il tuono, cioè quindi ha un tempo di attacco, ci sono praticamente dei legamenti, dei muscoli, c'è lo stapedio che funziona in questa maniera. Quindi cosa succede? Che il tempo di attacco effettivamente naturale è più lento del tempo di attacco del suono artificiale, cioè del colpo di pistola o comunque di qualche cosa di artificialmente che noi sentiamo che ha un tempo di attacco molto più veloce. Quindi lui magari potrebbe anche entrare in azione, ma entra sempre in azione tardi. Quindi la massa, cioè comunque il volume che ci arriva alla coclea, poi all'orecchio interno, è di un'entità tale da poterci creare dei danni. Riguardo effettivamente sì, la mia carriera da musicista, che ho sempre suonato, continuo a suonare, ma fortunatamente faccio l'audioprotesista, sono due comunque professioni che si equivalgono, perché tanta terminologia che ho trovato come musicista la ritrovo come audioprotesista. Quindi ci sono degli effetti che comunque effettivamente in musica si usano, che si usano alla stessa identica maniera anche nella professione da audioprotesista. Riguardo la protezione è questa, cioè dipende un pochettino anche dal paese che si va, perché effettivamente ci sono delle leggi e delle regole un po' differenti. Cioè io ho suonato nei peggiori centri sociali tedeschi, che effettivamente avevano dei fonometri che effettivamente se si superava un tot di volume entravano in blocco, in stand-by. Cioè significa che praticamente l'impianto si spegneva automaticamente se si superavano gli 88 decibel. Questo si spegne per un quarto d'ora, se poi successivamente si rispegne di nuovo, si spegne per un'altra mezz'ora, la terza volta prendi la tua roba e te ne vai. Che puoi essere comunque la band di periferia oppure i Kiss o gli U2, non gliene frega niente. Assolutamente lì dentro non ci suoni più. In Italia è un po' più difficile, cioè nel senso che anche se in Germania vedevo gli skinheads tutti tatuati entrare con il cestello di birra e però avevano i tappi nelle orecchie, in Italia se ti fai vedere un concerto con i tappi nelle orecchie sei uno sfigato, perché questa è la verità. Cioè assolutamente sembra quasi che ti manchi qualche cosa se effettivamente non riesci a sopportare il suono. Ma se il suono a un certo punto, di un certo volume, te lo riesci a sopportare, significa che sei già sordo. Quindi il musicista, lavorando effettivamente con le orecchie, assolutamente non si può permettere di perdere l'udito. Teniamo presente che adesso io sto protesizzando un sacco di musicisti che negli anni 70-80 sono stati maldestri, di conseguenza non si sono mai protetti l'udito, adesso sono diventati tutti quanti sordi. Hanno gli acufeni, come diceva la dottoressa, in maniera permanente, e comunque hanno il calo di udito soprattutto sulle frequenze acute, perché sono sordità, sono tecno acusie, cioè sono sordità professionali, quindi praticamente le prime frequenze che effettivamente hanno una lacuna sono quelle meno protette, che sono le frequenze acute. Come si può proteggere un musicista? Un musicista si protegge con gli in-ear monitor, che comunque sono effettivamente tenete presente, vi faccio una premessa, che sul palco cosa succede? Sul palco ci sono le strumentazioni che sono posizionate in una certa maniera, soprattutto nei palchi grandi. Quindi il musicista o il cantante, per sentire tutti gli strumenti, quindi le chitarre, tastiere, batterie, cosa fa? Si fa mettere tutta la strumentazione in spia, si dice. Le spie erano dei monitor che erano rivolti verso di loro, effettivamente a loro preferenza facevano uscire la strumentazione che prediligevano. Andando avanti con la tecnologia, cosa fa? L'audioprotesista prende delle impronte, quindi il calco che vi dicevo prima del condotto uditivo, e costruisce questi in-ear monitor che sono wireless, e quindi tramite queste cuffiette interne, quelle che vedete per televisione, che vedete che il cantante ha le orecchie con certi
praticamente auricolari particolari inseriti, cosa fa? Si fa uscire la strumentazione che predilige, quindi la propria voce, magari una parte della batteria non se la fa uscire, non la vuole ascoltare perché comunque non le piace o comunque non desidera ascoltarla oppure perché le dà fastidio, e quindi in questa maniera si protegge l'udito perché comunque è protetto dai suoni troppo maldestri che ci potrebbero essere sul palco. Quindi questa è una cosa assolutamente che il musicista, per poter far sì effettivamente di continuare a fare il musicista, di continuare a sentire, può farlo. Questo è il musicista elettrico. Il musicista purtroppo invece orchestrale, che io effettivamente nella mia carriera comunque ho sempre seguito, ho sempre fatto esami audiometrici a musicisti post concerto, notavo che effettivamente il contrabbassista avesse delle lacune uditive e non mi spiegavo il motivo. Il motivo poi alla fine, quando sono praticamente ho partecipato a questi concerti, quindi ho visto effettivamente la posizione che poteva avere il contrabbassista, ho notato che dietro di lui c'era sempre il percussionista, che il percussionista vigliacco cosa faceva? Che quando dava il colpo di piatto, logicamente il furbo cosa faceva? Stende bene le braccia e dal colpo di piatti praticamente molto vicino alla testa del contrabbassista, che poi alla fine, questo negli anni, effettivamente perdeva l'udito, e però il percussionista, che in verità avrebbe dovuto perdere più udito del contrabbassista, ne perdeva di meno. Quindi in base anche allo strumento che uno suona o alla posizione del palco, effettivamente ha una lacuna uditiva. Grazie mille Sergio, molto interessante. Poi magari ci sono anche dei musicisti fra i ragazzi che ci seguono e sicuramente seguiranno. Una cosa volevo aggiungere, che non ho detto in precedenza. Cioè, tenete presente che l'audioprotesista come professione è una delle professioni più richieste, sia ben chiaro. Perché praticamente abbiamo fatto dei calcoli che l'88% comunque dei ragazzi che segue il corso di audioprotesi alla fine si trova già occupato, tantissimi addirittura già dal primo o secondo anno entra a far parte di un'organizzazione che quindi ha magari dei negozi di audioprotesi. Quindi facendo sì che purtroppo, cioè quindi sia una patologia che sia in stato avanzato, perché effettivamente come percentuale è molto ampia coloro che effettivamente hanno problemi di udito, fa sì che la professione dell'audioprotesista trovi subito un'occupazione. Questa, e volevo fare una parentesi sulla professione dell'audioprotesista, è sempre richiesto. Grazie, è una precisazione utile, anche perché quasi molto di più del social media manager. Il mercato del lavoro non è semplicissimo in questo momento, quindi sapere che c'è una certa professione che in qualche modo è occupazione 100% può essere un buono spunto per i ragazzi. Grazie, grazie mille. Vorrei fare l'ultima domanda a Guido, un po' per chiudere la nostra discussione di oggi. E Guido, vorrei tornare con te sul tema proprio della prevenzione e del monitoraggio anche del nostro udito nel corso della nostra vita. Quindi forse siamo molto abituati a fare controlli periodici dall'oculista o dal dentista, siamo meno invece abituati a rivolgerci agli specialisti dell'udito. Quindi volevo chiederti appunto, secondo te quanto è importante poi per ciascuna età invece tenere presente che il controllo dell'udito forse dovrebbe essere più frequente di quanto poi non lo sia adesso nella media, e volevo anche chiederti come funziona un test dell'udito, visto che parte del lavoro poi dell'audioprotesista è proprio anche quello di effettuare dei test dell'udito sulle persone che lo richiedono. Sì, direi che la prevenzione, come ha detto, è veramente importante. Come andiamo dal dentista, come andiamo dall'oculista una volta l'anno, una volta ogni 6 mesi, permette appunto con lo scopo appunto di prevenire quelli che possono essere eventuali danni o eventuali problematiche. E ovviamente sempre rivolgendosi a quelli che sono i professionisti del settore. Nel caso delle orecchie abbiamo gli otorini, gli audioprotesisti, gli audiometristi, tutte figure ovviamente formate, laureate e specializzate. Questo perché il consiglio della prevenzione, perché molto spesso il nostro udito, io dico è un po' furbo, a volte nella maggior parte dei casi capita che se ne scende piano piano, quindi il nostro udito scende, noi
per l'operatività, per la quotidianità e per il fatto che scende così piano, che ci facciamo l'abitudine, non ce ne rendiamo conto. Di conseguenza qua entra l'importanza di quella che è, come hai detto, il tema dello screening, del prevenire periodicamente per verificare quello che è l'andamento e per anche eventualmente intervenire nel momento più opportuno. Come facciamo a verificare quello che è lo stato, la performance dell'udito di una persona? Con il test audiometrico, o banalmente chiamato anche test dell'udito. Come funziona? Il test dell'udito viene eseguito in cabina silente, quindi in una cabina silenziosissima, dove il paziente viene fatto accomodare, gli vengono posizionate delle cuffie, gli vengono fatte indossare e poi gli vengono inviati dei toni che hanno una gamma di suoni che fanno riferimento a tutto quello che è lo spettro di frequenze, ovvero tutti quei suoni che vanno a comporre il parlato. Così facendo, lo scopo del test audiometrico è quello di trovare la soglia di minima udibilità della persona, ovvero il punto in cui la persona percepisce la più bassa intensità per quello specifico suono. Grazie. A voi. Grazie mille. Abbiamo visto nel frattempo che c'è una persona che poi ha commentato, insomma, concorda nell'importanza della prevenzione, un cantante musicoterapeuta, quindi penso che si ritrovi molto nelle vostre parole. Siamo arrivati alla fine del nostro workshop, quindi ci tengo ancora una volta a ringraziarvi e ringraziare tutti i nostri esperti, Sergio, Roberta, Guido e Luca per la presentazione di Ci sentiamo dopo. Spero che per tutti voi collegati sia stato un momento interessante, un momento in cui avete scoperto anche delle cose nuove e che ci siano dei messaggi che poi vi porterete a casa rispetto a quello che è stato detto oggi, e rinnovo chiaramente l'invito, se volete, a mandarci attraverso i vostri docenti delle ulteriori domande e curiosità, noi saremo ben felici di rispondervi e vi mettiamo adesso qui in chat, se volete, anche un brevissimo questionario da sottoporvi. Sono delle brevi risposte che ci aiuteranno a migliorare poi l'esperienza dei futuri alunni studenti che si collegheranno con noi poi nelle prossime tappe del prossimo roadshow di Ci sentiamo dopo. Quindi grazie mille. Ecco, ne approfitto per rispondere al volo ad una domanda. Tutto il video dell'evento sarà disponibile poi sul sito di cisentiamodopo.it, quindi fra qualche giorno potrete andare a recuperarlo da lì, lo ritrovate nella sezione incontri del nostro sito. E per qualsiasi altra domanda, appunto, siamo poi a vostra disposizione anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Grazie di nuovo, grazie ai nostri esperti, grazie a voi che siete collegati. E buona giornata e buon proseguimento delle vostre lezioni.